Salve a tutti, in questo video delle trappole in apertura vedremo un'apertura giocata dal bianco non proprio usuale, in cosiddetta partita Levinsky-Verezov o soltanto Verezov, se preferite, in cui sia in caso di difesa indiana del nero che partita di donna simmetrica, il bianco evita di entrare in linee battute giocando c4, ma gioca cavallo f3. Una situazione alquanto insolita, che però il nero in qualche modo può sfruttare a proprio vantaggio, tendendo questa simpatica trappola all'avversario e basandosi sul fatto che voglia spingere e4 il prima possibile. Vediamo quindi di che si tratta. Ok, diamo quindi un'occhiata a cos'è questa partita Levinsky-Verezov. Innanzitutto d4. Ci sono vari modi per raggiungerla, vediamo un primo. Nero risponde d5, quindi partita di donna. E ora c'è una mossa un po' strana, cavallo c3. Piuttosto che andare sui gambetti di donna, che offrono più possibilità al bianco di controllo del centro, con la spinta c4 nel tentativo di cambiare un pedone centrale per uno laterale, il bianco gioca cavallo c3. Questo offre un maggior controllo sulla casa e4, per preparare presumibilmente una spinta diretta su e4, cosa che farebbe comunque ottenere un buon controllo del centro da parte del bianco. Il nero però può giocare cavallo f6, in modo da rafforzare il controllo su questa casa, e impedire quindi e4, e ora il bianco prosegue con alfiere g5. L'idea è anche quella semplicemente di cambiare questa cavallo, in modo da creare un'impedonatura al nero, e poi eventualmente spingere e4, anche volendo cambiando questi pedoni, ottenere un buon controllo del centro, perché viene tolto il pedone centrale del nero. L'altro modo per giungere a questa variante è attraverso una difesa indiana, dove il nero per prima gioca cavallo f6, il bianco invece di giocare c4 per in qualche modo impedire d5, gioca cavallo c3, qui segue d5, alfiere g5. Ok, quindi più o meno avete capito qual è lo scopo del bianco. Il nero però può bloccare questa iniziativa, ad esempio giocando cavallo bd7. Si va a difendere f6, in modo che se l'alfiere prende semplicemente si riprende e si mantiene sempre col cavallo il controllo su e4. Ok, a questo punto la più giocata è cavallo f3. Però spesso per i giocatori del bianco qui l'obiettivo è cercare di spingere 4 il prima possibile, perché tutte le mosse precedenti sono state portate proprio a questo fine. Qui però il bianco fa bene, perché vediamo spesso la spinta e4 porta con sé alcuni problemi. Con cavallo f3 il bianco semplicemente si sviluppa. Qui la variante più giocata è giocare g6 per fianchettare l'alfiere, poi si gioca e3 proprio per bloccare fuori questo alfiere, ma nessun problema perché si apre la linea per l'altro. E qui alfiere g7 la partita continua abbastanza tranquillamente. Il nero in questo modo non ha grossi problemi, anche perché il bianco si è evitato di spingere in e4, quindi questo pedone rimane comunque molto solido. Ok, vediamo però di capire un po' cosa può fare il bianco per portarsi su una strada non proprio retta. E innanzitutto possiamo notare che questa apertura è esattamente identica alla partita spagnola, però ribaltata a destra e a sinistra. La spagnola si porta l'alfiere, il cavallo, se vedete in posizioni proprio completamente simmetriche si spinge il pedone 4. Ok, a parte questa particolarità, vediamo cosa potrebbe fare il bianco, perché se vuole cercare la spinta e4 deve riuscire in qualche modo a coprire questa casa. Ora, per portare a termine questa idea ci sono due modi. Donna d3, che è sicuramente la mossa più giocata delle due, oppure f3. Ora, con donna d3 effettivamente l'idea è quella di arroccare lungo, che spesso è un'idea giocata piuttosto bene dal bianco, anche perché poi si può lasciare andare un pochino alcune libertà sull'ala di re per spingere questi pedoni.
Ok, vediamo quindi il nero cosa può fare. A questo punto, per in qualche modo portare a termine la trappola, è buono giocare H6. Sembra un po' una perdita di tempo, però se notate questo alfiere ha qualche difficoltà ora, perché se cambia, se si cambia sul cavallo, il nero semplicemente riprende, il bianco ha perso la coppia degli alfieri e il nero non ha alcun problema perché rimane con un cavallo in F6. Quindi presumibilmente l'idea potrebbe essere quella di mandarlo in H4, anche perché ritornare sulla stessa diagonale è tipicamente una perdita di tempo, difatti questa è presumibilmente anche la mossa migliore del bianco. L'idea del nero sarà quella di poter poi spingere G5 e guadagnare un altro tempo, ecco perché è stata spinta H6 qui. E ora una mossa interessante che sembra una totale perdita di tempo, la spinta C6. Idea? Aprire questa diagonale, molto importante, vedremo perché. Difatti, ora effettivamente la mossa migliore per il bianco sarebbe semplicemente sviluppare in F3, però sappiamo quanto è voglioso di giocare E4. Ok? E vediamo se gioca E4, il bianco non va sicuramente a stare bene. Sembra sia fattibile questa mossa perché ora il bianco ha sufficiente difese su E4. Quindi effettivamente in caso di cattura ci sono donna e cavallo che difendono. E in questo caso il bianco rimarrebbe con l'unico pedone avanzato al centro, quindi in posizione piuttosto buona, con i pezzi anche piuttosto sviluppati e attivi. Però vediamo che sorpresa può fargli il nero. Allora, qui innanzitutto si può catturare di cavallo. Vediamo perché. L'idea è quella di togliere il cavallo intanto dalla minaccia dell'alfiere. E da questa posizione il cavallo ora è piuttosto pericoloso. E oltre ad aver guadagnato quindi un pedone, il bianco è maggiormente quindi voglioso di toglierlo di mezzo. E difatti, cavallo per E4 è presumibilmente la mossa più giocabile qui. D per E4, ok, questo pedone prende, minaccia la donna. Qui che fare? O il bianco rimane con un pedone in meno, o quindi in svantaggio, o gioca donna per E4. E la cosa sembra abbastanza buona perché ora comincia ad esserci questa inchiodatura sulla donna, la donna bianca attacca fortemente H7, però a questo punto il gioco di nero era abbastanza facile. Era stata aperta questa diagonale, si gioca la donna A5, che è uno scacco. Qui cambia poco, tipicamente il bianco giocherà C3 perché spostare il re sicuramente una debolezza ancora più forte. Ora si capisce un po' qual è lo scopo, perché la donna da questa posizione controlla anche la quinta traversa. Quindi, prima cosa, si può giocare G5, ormai il bianco è caduto nella trappola, alfiere G3 e ancora sembra tutto tranquillo se non fosse per la spinta F5. Ok, il re nero sembra un pochino in pericolo, ma con questa spinta si guadagna un tempo perché si attacca la donna. Quindi se la donna muove da qualsiasi parte, ad esempio F3, il nero ha guadagnato una mossa e può chiudere quindi l'alfiere avversario con questa morsa, una specie di quello che si era visto anche per la trappola dell'arca di Noè. Ok, qui non c'è molto da fare, il bianco dà via l'alfiere per due pedoni, quindi va a stare in svantaggio materiale, può provare anche altre varianti, ad esempio donna H5, però qui il re si sposta semplicemente e rimane col solito problema. Ora anche sembra che si possa giocare alfiere per F4, perché in qualche modo sembra che questo pedone sia inchiodato. Infatti G per F sarebbe un disastro perché il nero perde la donna, ma c'è una mossa magica ancora e il bianco dal passare a essere tranquillo. Dopo cavallo F6 si rende conto che dovrà perdere questo pezzo. La donna si deve spostare, non c'è più l'inchiodatura, il nero fa fuori l'alfiere. Ok. Quindi che altre cose può fare il bianco? Un altro tentativo è, visto che la donna è attaccata, dopo la spinta F5, giocare B4 in modo da contrattaccare la donna avversaria. Anche qui però il nero salva la donna e minaccia ulteriori problemi. Con questo doppio in C3 il bianco non lo può sostenere, ad esempio giocherà
donna c2 per difendere, poi l'alfiere rimane in trappola. Ok, diamo quindi un'occhiata a cosa può succedere viceversa dopo questa variante. Se il bianco invece di giocare la principale, cavallo f3 o donna d3 come abbiamo visto prima, gioca f3 sempre con l'idea di spingere e4. Qui possiamo seguire con il nero una linea simile, sempre h6, presumibilmente alfiere h4 per evitare di perdere tempi, e ancora c6. Ora il giochino non funziona più perché, se vedete, l'alfiere ha questa casa di fuga. Tuttavia il nero può espandersi in ogni caso molto facilmente sull'ala di re con questa spinta, se necessario, facendo perdere un tempo al bianco. Ok, cosa qui può fare il bianco? Al solito la mossa più logica, e anche a questo punto la migliore in questa posizione, è 4. E qui si può avere questa variante. Ora, il bianco non è più ricostretto a prendere di cavallo perché c'è il pedone che da F può catturare su E4. La differenza rispetto a prima è quindi che il gioco del nero è un pochino meno forte, però allo stesso modo il nero può ottenere vantaggio sempre con donna A5, che inchioda il cavallo. Ora si minaccia effettivamente cavallo per E4. Qui che fare? Se il bianco mantiene la solita iniziativa per poter magari arroccare lungo e togliersi anche dall'inchiodatura, qui segue E5. E questa spinta del nero è abbastanza forte perché minaccia di sfondare al centro e soprattutto apre la diagonale per l'alfiere F8. Ok, se l'alfiere finisce in B4 questa inchiodatura diventa più preoccupante, quindi magari il bianco potrebbe venire in mente di giocare A3, però questa non è proprio buona perché dopo E per D il cavallo è minacciato, quindi la donna deve prendere. E qui comunque il nero guadagna un tot di tempi, è attaccata la donna, si dovrà rispostare. Chiaramente il bianco ha perso un monte di tempi, non ha alcun vantaggio posizionale e effettivamente non va a stare sicuramente molto bene. Quindi effettivamente potrebbe risultare un po' più furbo piuttosto che giocare qui donna d3 per difendere questo pedone, semplicemente spingere il pedone. Non è una mossa facile però da gestire questa, perché c'è cavallo d5 e nuovamente questo cavallo del bianco va un pochino sotto pericolo, essendo inchiodato e attaccato doppiamente. Presumibilmente donna d2, e a questo punto il nero può decidere anche di cambiare un po' tutto, ottenendo questa impedonatura del bianco, che non è per il momento ancora una debolezza, in quanto sono abbastanza arretrati questi pedoni, quindi facilmente difendibili anche ad esempio con re. Però l'idea ora è che ci sono un discreto numero di buchi che questo cavallo può andare a occupare, ad esempio cavallo b6 in vista di cavallo d5, poi i bersagli per il nero sono veramente molteplici. E qui a nulla serve ad esempio c4 perché c'è questa alfiere E6, mossa che a prima vista sembra veramente brutta, però ora questo pedone non si difende, quindi presumibilmente andrà spinto e viene invitato il cavallo a nozze in questa casa centrale, avamposto perfetto con molteplici bersagli, e il nero qui sta veramente bene. Ok, quindi per questa trappola è tutto, grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video, a presto. Ciao ciao!